Ciao a tutti ragazzi! Ciao! Oggi io e la mia amica Chiara vogliamo proporvi un'esperienza in lingua tedesca. Yes. Insomma. Quello che vogliamo fare è leggere dei proverbi in tedesco e cercare di tradurli in italiano, fallendo miseramente in alcuni casi, perché cerchiamo di vedere veramente qual è il livello attuale a qualche mese dalla maturità. Vai, leggi. Allora leggo: Man muss das unmögliche versuchen, um das mögliche zu erreichen. Allora, bisogna provare l'unmögliche. Bisogna provare l'impossibile per scoprire il possibile. Ma che prove? Ah, vabbè, rimanesse. E Raichel, che cosa avevo detto che era? Non ho detto. No, dai, l'hai detta bene. L'hai detta bene. Verkämpft. Kämpft. Verkämpft. Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. Chi combatte può perdere. Chi non combatte ha già perso. Esatto! Bertolt Brecht! Brecht, ovviamente! Mitico! Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich. La fortuna è amore, nient'altro. Chi può amare è fortunato. Ma Glück è fortuna. Ma infatti glücklich, felice, zufrieden. Che testa di merda. Dem Reinen ist alles rein. Cos'è rein? Dem Reinen. Cazzo, ho capito una parola. Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Uno deve avere in sé il disordine. Bisogna avere in se stesso del disordine per poter conoscere una stella danzante. Partorire. Geboren. Geboren è nascere. Was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von gut und böse. Böse è il male. Ciò che è fatto per amore geschieht da sempre jenseits, di là del bene e del male. Für die Welt bist du irgendjemand, aber für irgendjemand bist du die Welt. Ah, questa la sapevo già, la traduzione. Per il mondo tu sei una persona qualsiasi. Sì. Ma per una persona qualsiasi tu sei il mondo. Man lebt nur einmal in der Welt. Aspetta, si vive solo una volta nel mondo. Che cavolo vuol dire? Ah, può aver senso. Für gewöhnlich stehen nicht die Worte in der Gewalt des Menschen, sondern die Menschen in der Gewalt der Worte. Di solito le parole non stanno nella violenza degli uomini, bensì gli uomini nella violenza delle parole. Di solito non sono le parole ad essere nel potere degli uomini, ma sono gli uomini ad essere nel potere delle parole. Gewalt è violenza. Sei sicura? Ma è tipo violenza. Sì. Je mehr du gedacht, je mehr du getan hast, desto länger hast du gelebt. Più pensi, più hai fatto. Più hai fatto, più hai pensato, più hai fatto, tanto più hai vissuto a lungo, sì. Sì, vabbè. Vabbè, cioè. Comunque va bene, insomma. Sì. Jugend ist Trunkenheit ohne Wein. La gioventù è ubriacatura senza vino. Questo è italiano. Ebbrezza senza vino. Man hat etwas weniger Freunde als man annimmt, aber etwas mehr als man kennt. Si hanno meno amici. Ma tipo uno ha sempre meno amici di quanti dice di avere, ma ne ha sempre di più di quanti ne conosce. Vabbè, dai, più o meno. Ma che cosa vuol dire? Allora, terminiamo qui la sua traduzione. Basta. Perfetta. Tragedia. E però so come si dice tragedia in tedesco. Come si dice? Tragedie. Tragedie. Vi auguriamo una splendida giornata. Fateci sapere che cosa ne pensate del nostro tedesco. Non so se lo voglio sapere che cosa ne pensano. Ci vediamo al prossimo video e buona giornata. Ciao. Ciao.